Per cuore giallo-blu finisce la partita, il recupero della prima partita non disputata a Torino tra PMS Manital Torino e Napoli, e Torino vince e convince con una bella prestazione veramente di tutti. Abbiamo il piacere di parlare con Jacopo Giacchetti e parliamo innanzitutto della partita di oggi. Sì, sicuramente è stata un'ottima partita, abbiamo fatto un po' fatica al primo quarto dove loro sono stati molto aggressivi in attacco e poi con una zona ben chiusa ci hanno bloccato un po' il nostro piano partita, però poi il secondo quarto siamo riusciti a tenerli, mi sembra, a 6-8 punti e quindi l'abbiamo svoltata lì, abbiamo iniziato a difendere, a correre, quello che volevamo, e poi alla fine siamo riusciti a mantenere sempre un buon divario. Cosa è successo tra un primo quarto, come dicevi tu, un po' contratti, diciamo, tutta la squadra sembrava un po' ferma, e poi un secondo quarto, devo dire, troppo bello per essere vero, giocate spettacolari, difesa fortissima, e Torino prende probabilmente quel vantaggio che poi amministra per tutta la partita. Sì, siamo partiti un po' così, abbiamo subito un po' la loro aggressività e poi, ripeto, quella zona lì non è mai facile giocare, soprattutto in casa, con squadre molto chiuse. Alla fine abbiamo sbagliato canestri facili però ben costruiti e quindi alla fine siamo stati bravi a rimanere lì con la testa, ad aumentare in difesa la nostra aggressività concedendo pochissimo il secondo quarto, e poi con la difesa anche canestri che sono usciti a inizio partita, poi piano piano sono entrati. Io lo dico sempre, a volte quasi come andare contro i mulini a vento, ma anche oggi ancora di più si è vista una distribuzione dei tiri, delle scelte di tiro in attacco, tutti coinvolti e tutti sembra che abbiano veramente voglia di difendere, di portare a casa il risultato. Torino quasi alla fine di questo ciclo terribile, ne hanno parlato tanti giornali di queste partite ravvicinate, il ciclo chiude con una partita con Jesi domenica prossima, la classica partita che non è facile perché sembra facile ma poi ci sono le sorprese, e poi si incomincia a Torino un campionato normale con una regolarizzazione normale degli allenamenti. No, infatti bisogna chiudere il ciclo con una vittoria, poi dopo avremo anche un po' tempo per rilassarci un attimo, magari un giorno, visto che non abbiamo un giorno libero da un bel po', però bisogna chiudere il ciclo assolutamente con una vittoria, fondamentale per noi perché abbiamo perso fin troppi punti in classifica. Quindi sappiamo che Jesi è una squadra che verrà qua, che non ha niente da perdere, quindi sarà una partita durissima, durissima, però ora niente, abbiamo qualche giorno per recuperare le energie e le forze per arrivare poi a domenica carichi per fare 40 minuti di intensità senza regalare un quarto come abbiamo fatto oggi. Due domande poi ti lasciamo andare a fare la doccia, innanzi poi ti chiederò come stai tu fisicamente, perché si vede dal campo che stai veramente bene, c'hai voglia di fare Giacchetti finalmente come noi tutti aspettiamo. Poi dico, alla fine della fiera, guardando la classifica, Torino oggi si trova praticamente a ridosso delle prime, perché tolto Verona che sta facendo un inizio di stagione clamoroso e Brescia che comunque abbiamo battuto qui, a 8 siamo lì. No, siamo lì, bisogna avere pazienza, la squadra sta crescendo, siamo sulla strada giusta. Quindi niente, lavorare a testa bassa, poi i conti li facciamo alla fine. Sappiamo che questo campionato è un'odissea, è finita, quindi alla fine i cavalli buoni si vedono al traguardo. Quindi lavoriamo testa bassa, in palestra, e poi la domenica cerchiamo piano piano di aumentare l'intensità su più minuti come abbiamo fatto oggi, dove alla fine siamo riusciti a tenere una squadra ottima come Napoli a segnare 6 punti in un quarto, quindi la strada è quella buona. Per una volta diamo enfasi alle cose positive senza sempre andare a mettere il dito nella piaga. Grazie mille Jacopo, noi siamo contenti, forza Torino. Grazie, ciao.